Sesta domenica di Pasqua continua la nostra lettura del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, un discorso di consolazione. Ricordate l'inizio di questo capitolo, domenica scorsa, non sia turbato il vostro cuore. Motivi di turbamento nel contesto dell'ultima cena per il cuore dei suoi erano molti: l'annuncio del tradimento di Giuda, l'annuncio anche della dipartita del Signore. L'annuncio anche del tradimento di Pietro certamente avevano messo nel cuore dei suoi molta agitazione. Gesù parla loro cercando di dare loro una consolazione, facendo loro comprendere, in particolare in questi versetti, perché la sua dipartita non deve essere motivo di turbamento. Qual è la consolazione che viene a loro nel momento in cui Gesù sta per tornare al Padre? La consolazione è una persona, un altro consolatore. Il primo consolatore è Gesù Cristo. L'altro consolatore che lui promette, l'altro paraclito, avvocato, colui che sta accanto, che prende le difese, che consola, l'altro paraclito è lo Spirito Santo che viene dato a loro come certezza della presenza del Signore in mezzo a loro. Questo è il motivo vero della consolazione. Gesù sta per compiere il suo passaggio, la sua Pasqua. Tornerà dai morti per ascendere al cielo, per poi tornare a farci visita, così come lui ha promesso, nell'ultimo giorno. Ai suoi, a noi, alla Chiesa, non è dato un tempo di assenza del Signore. Ci viene data la garanzia della sua presenza in mezzo a noi, nella persona dell'altro paraclito, l'altro consolatore, lo Spirito Santo. È lo Spirito in noi che vuole trasformare tutto di noi in Lui, portando a compimento quella conoscenza della persona di Gesù che per noi è la questione decisiva della nostra vita. Una conoscenza non di nozioni o di notizie su di Lui, ma una conoscenza per compromissione, questo realizza la paraclesi, lo Spirito Santo opera questo coinvolgimento esistenziale, una conoscenza per compromissione con la persona di Gesù, che avviene grazie all'azione dello Spirito in noi. Molto concretamente Gesù dice che questa consolazione dello Spirito ci viene data nel momento in cui noi ci disponiamo ad obbedire al comandamento, più avanti si dirà l'unico comandamento, ma già sappiamo che l'unico comandamento è quello dell'amore. I suoi comandamenti, tutte le sue parole, si condensano in un unico comandamento, il vivere l'amore tra di noi. Questa è la missione dello Spirito, farci conoscere Gesù Cristo rendendoci partecipi dell'amore con il quale siamo stati amati. In questo amore veniamo coinvolti ed è come se entrassimo dentro le relazioni d'amore della Santissima Trinità, così come ci dice in questa pagina di Vangelo. Noi amiamo la sua persona, in lui noi veniamo amati dal Padre e tutta la nostra vita viene coinvolta da questo movimento d'amore che sappiamo avere al centro il dono di sé, questa è la rivelazione della Pasqua, che ci permette di sentire la consolazione della presenza del Signore in mezzo a noi, una presenza trasformante attraverso l'azione del suo Spirito. È così che lo Spirito fa per noi la paraclesi, la consolazione, diventa per noi avvocato, sta accanto a noi, sta dalla nostra parte. È una parola davvero che raggiunge il nostro cuore, perché ci libera dalla solitudine. Noi non viviamo un tempo di assenza in attesa del suo ritorno, noi viviamo con la presenza di lui nell'azione del suo spirito, che ci permette una conoscenza vera di lui, è spirito di verità, che svela quel disegno salvifico e lo realizza dentro la nostra vita. La certezza della sua presenza, la consolazione dell'azione dello spirito in noi, la possibilità di conoscere Gesù Cristo vivendo l'amore con il quale lui ci ha amati. Questa è la vita nuova che nasce dalla Pasqua ed è ciò che ci viene offerto ogni giorno. Chiediamo al Signore di essere docili all'azione del Consolatore, che
che sta accanto a noi, in noi, che ci vuole trasformare come trasforma il pane e il vino nella persona di Gesù. E questa certezza della sua presenza, il vero motivo della nostra consolazione.